ragazzi. Allora, oggi andiamo a tagliare l'erba con il trattorino. Guardatelo qua, guardate che robettina che è. Potente. Eccolo qua. Allora, vi faccio vedere come funziona. In pratica, per accenderlo bisogna premere quel pulsante là, che è anche quello, diciamo, per mettere il freno. È tipo una specie di frizione, insomma, ok? Perché bisogna tirarla e successivamente bisogna girare la chiave, e una volta acceso poi qui c'è, diciamo, viene regolata la potenza da dare al trattorino, e volendo anche i fari per tagliare di notte. Questo invece è la leva, diciamo, per iniziare poi a tagliare. L'ultimo comando che c'è è questo qua, ovvero diciamo è il livello a cui si vuole tagliare l'erba. Di norma noi usiamo sul terzo, perché se no viene tagliata troppo bassa. Ecco, qui dietro invece c'è tutto il serbatoio, insomma, ecco, dove viene messa tutta l'erba tagliata. Allora, proviamo ad accenderla. Via. Ok. Adesso diamogli un po' di potenza. Passato il trattorino qua invece deve ancora passare. Adesso andiamo avanti col lavoro. Per andare indietro è necessario spegnere diciamo la lama che taglia, altrimenti si spegne. Quindi questo significa che dobbiamo andare a svuotare l'erba. In pratica bisogna tirare su la leva che c'è, questa qua, e devo aprire qua dietro. Adesso si va un po' avanti. Bisogna controllare che non sia rimasta là dentro. È meglio toglierla, quella che c'è là dentro. Il problema è che ha piovuto da poco, cioè questa notte ha piovuto, e quindi è facile, diciamo, che resti incastrata. In teoria dovrebbe andare. Torniamo dietro. Invece di andare fino nel campo, taglio una parte qua e la lascio qua l'erba, dopo possiamo recuperarla, cioè la tiriamo su dopo.
macchia qua, poi l'erba la possiamo lasciare qua e la tiriamo su alla fine. Adesso vado avanti con il lavoro. E allora è successo un po' un problema. Vedo che c'è l'erba umida e quindi fa da tappo. Andiamo a svuotarlo. Ecco ragazzi, mi sono un po' riempito d'erba, però adesso dovrebbe essere libero. Riattacchiamo. Facciamo così adesso, faccio un time lapse così mi vedete tagliare tutto il giardino, via! Allora, abbiamo vuotato il serbatoio, come si dice? Qua, e il problema è che dato che stanotte ha piovuto, l'erba è troppo bagnata ancora e tante volte resta incastrata e quindi dobbiamo tirarla fuori. Adesso provo ad andare un po' più a piano e speriamo che non si incastri più. Orca, siamo senza benzina. Oh, stamattina succedono tutte. Che riusciremo a finire il giardino? Ma ah, non c'è! Bisogna che vai a farla. Dai, dai, vai. Allora intanto proviamo a mettergli questo goccio qua. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con il goccettino che c'è qua dentro. E pensate che questo è solo uno dei giardini che dobbiamo tagliare. C'è questo, quello davanti a casa, quello di là vicino all'orto e quello della piscina. Ovviamente per questioni di tempo io vi farò vedere solo questo. Poi magari se vi può interessare un altro video sul trattorino, ne tratto più nello specifico e magari con più tempo anche. Allora, intanto mettiamo giù, mettiamo la benzina. Ecco, qui c'è il serbatoio della benzina. E torniamo con il time lapse. Buona ragazzi, allora mi dispiace tanto, non sono riuscito a finire perché sono arrivati dei clienti per vino e quindi sono dovuto andare a darglielo. Allora siamo ancora a metà dell'opera e proseguirà mio fratello adesso perché io devo andare via e devo andare a un pranzo. Comunque, se vi può interessare questo argomento fatemelo sapere nei commenti e magari ne farò un video un po' più dettagliato e dove spiego meglio tutto, faccio delle riprese un po' più specifiche e magari vi faccio vedere anche tutti e tre i giardini da tagliare. Ecco, allora anche questa avventura è finita e ci vediamo alla prossima puntata.